fratelli, cari sorelle, e con animo rivolto a tutti voi, che Papa con viva e vibrante soddisfazione. No, no. Chi ha detto no? Guardia Svizzera 1, Sua Santità. Perché no? Perché viva e vibrante soddisfazione lo dice già il presidente Napolitano, Sua Santità. E lo so. Lo sketch è uguale nella scrivania di Napolitano. Sei te che fa grazie a uno, fa grazie a due. Stessa scrivania, te proprio stessa situazione. Non mi sono manco messo la parrucca. Perché dovevamo fare Napolitano, ma siccome c'era poca attualità, abbiamo detto facciamo il Papa e va identico a Napolitano. È tutto uguale, c'è anche lo turco, guarda. Lo turken! Grazie. Vai a prendere per favore un po' di incenso, che è finito. E mi raccomando, comprarne 3,5 basteranno? Non lo so. Vai, via. Non ho idea. Scatta, via. Come cammina male. Proprio, ma come mai? E lo dobbiamo tenere il figlio di lo turco. È tutto uguale. L'unica cosa che noi non abbiamo, che io non ingoio rospi, giusto? A differenza di Napolitano che ingoia rospi, io non devo ingoiare i rospi, giusto? Beh, in realtà ci sarebbe la questione dell'ICI. Aia. Questo è rospo, sì. Grossen rospen, sì. No, ma non possiamo fare come fa la Chiesa in Francia. In Francia la Chiesa paga l'ICI. No. Sì, sì. Ah, sì, sì. Che strano. E allora facciamo come fanno in Germania, che lì in Germania. Anche in Germania, sì, sì. Sì. questa è grossen, rospen, proprio grossen. E senti un po', ma non possiamo dire che la Chiesa in Italia è prima casa, no? Ma... Santità, ora si paga anche sulla prima casa. Anche sulla prima casa? Sì, sì. E vabbè, allora paghiamo, guarda, se c'è da pagare, si paga. Guardia Svizzera 2... Penna e libretto degli assegni, ce l'hai? Non c'è libretto degli assegni. Facciamo lo sketch e lui non c'è libretto. Ma io mi chiedo, io. Martino! Vabbè. Ma tanto, facciamo finta che questo sia. Che proprio. Io. Ma ci deve fare una cosa, Einstein, Feinstein, una fulminazione, scende Frank, Sarabadan. Facciamo questo che se non c'è, salta tutto il pezzo. Va bene, allora, quanto dobbiamo pagare? 800 milioni, Sua Santità. 5 milioni, cosa vuoi che sia 5 milioni di euro? No, facciamo, se vai a prendere sto cazzo di libretto degli assegni. Vai, allora, dai. Mi raccomando, è una cosa, tranquillo, ce l'ho tutto a posto, ok, allora vado. È un grande giornalista, Robecchi, scrive sul Manifesto, lui dice, cazzo, ce l'avrà, no. L'abbiamo trovato? Non c'era, ma non c'è niente, è un disastro. Ecco, guarda, grande, grandissimo. Oh, ecco, ben perfetto. Un applauso a Robecchi. Chi li ha fatti questi assegni? Ah.
Quanto? Allora 5 milioni di, no, di no, euro. No, no. È un bel rospe, però, no, no, però, sono, però ci sta. Però sono ci sta. 800 milioni, Sua Santità. Quanto? 800 milioni. Quanto? 800 milioni. Grossen, rospen, largen, grossen. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Vada, vada, vada. Chi sta chiamando, Santità? Eh? Chi sta chiamando? Pronto? Chi è qua? Chi è? Sto chiamando lo Ior. Buongiorno, qui Papa. Abbiamo disponibilità per pagare 800 milioni di ICI? Eh? Uh-huh. Cosa hanno detto? Non abbiamo la disponibilità? No, no, quella ci sarebbe. E quindi paga l'ICI? Eh? Dico, quindi paga l'ICI? No, 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 non si può pagare. E perché? Qual è il problema? Non c'ho la firma sul conto. E chi ce l'ha, Sua Santità, la firma? Eh? Chi ce l'ha la firma sul conto? Che ne so io? Io chiamo. Pronto? In questo momento non possiamo rispondere. Siamo in trasferta a Milano per salvare il San Raffaele. Cosa ho sentito? Forse sono impegnati a salvare l'ospedale San Raffaele di Milano, Sua Santità. Ah, sì, è vero. C'è stato lo scandalo di Don Verzé. Mm-hmm. Cos'è stato? Sembrava un cavallo, Eminenza. Non un cervo? Non più. Forse un cervo bramisce, cosa fa il cervo? Cavallo? Più un cavallo. Vabbè, dunque, dicendo, Don Verzé, che si... Don Verzé. Prova a dirlo te. Don Verzé. Cari fratelli, care sorelle, Signore sceglie strade inaspettate e misteriose per comunicarci il suo pensiero. Forse vuol dirci che noi non dobbiamo avere niente a che fare con Don Verzé. Se no, ho capito. Stavo... No, io non voglio averci... No, lo so. Sì, d'accordo. Ce le canto a Don Verzé. Va bene. Sì, ce le canto a Don Verzé. Sì, sì. Ce le canto. Sì. Grazie. Quell'ombrete vestito di nero ha un nome famoso che fa Don Verzé. Quello sa come fare gli affari, sta San Raffaele dal 63. E al centesimo appalto truccato ci ha comprato un aereo privato. Una cupola sull'ospedale costata milioni, mi chiedo perché. 40 anni tra quei padiglioni, cielini, assessori, sapete che c'è. Vuol passare dalla cruna di un ago anche senza cammello, però coi danè. E alla fine qual è la morale? Se ne occupa già il tribunale. Sto bilancio truccato cos'è? Ha un nome e cognome Don Luigi Verzé. A Don Luigi Verzé, quell'incarcere non ci va, circondato da tutta la cricca, la Lombardia ricca lo proteggerà. Io credevo che preti e novizie vivessero sempre con gran dignità, e poi scopro da queste notizie che quella tenute fino al Paranà. Un ufficio con 6 pappagalli, un maneggio con 100 cavalli, non lo copre nemmeno l'incenso, lo scandalo immenso di quel Don Verzé. Ora caro signore ti prego, può dire che io me ne frego. Già una volta abbiamo cacciato, ma quell'imperterrito ha continuato. Voi che siete il re del perdono, questa volta vi chiedo io un dono. Basta un lampo e lo fate in flambè, e noi siamo liberi da Don Verzé. A Don Luigi Verzé, quell'incarcere non ci va, ma il signore con una parola, la savonarola lo può sistemare. A Don Luigi Verzé, la giustizia procederà, se per ora non ci pensa nessuno, la Giordano Bruno si può condannare.
per cui Formigoni non vede, si volta di là. Quella tanti compari, persino Cacciari che insegna all'università. Aggiungete gli affari in Brasile, di Al Capone ricorda lo stile. Ho già tanti problemi da me, non voglio anche quelli di Luigi Verzé. Quella tanta amicizia importante, trattura e contatti, poi paga in contanti. Va dicendo che ha una missione e che lo condannano a crocifissione. È un ladrone che si crede Cristo, è per questo che io mi rattristo. È sospeso dal 73, ma porta la croce attaccata al gilet. A Don Luigi Verzé, quello in carcere non ci va, forse non basterà una preghiera, ma in qualche maniera la deve pagare. A Don Luigi Verzé, quello in carcere non ci va, ma troviamo una pena suprema, troviamo un sistema per farlo sociare.